Allora, bene, buongiorno, buongiorno a tutti i presenti. Che belle le conferenze stampa quando c'è anche un po' di pubblico e non solo i giornalisti. Non ce ne vorranno i giornalisti, però insomma dà un pochino più di soddisfazione. Allora, finalmente ci siamo. Molti di voi sanno, conoscono già il motivo per il quale siamo qui, anche perché molti di voi partecipano direttamente dando il loro contributo all'iniziativa. Finalmente possiamo annunciare l'avvio di questa iniziativa, e voglio leggere il titolo: manifestazione il più veloce del mondo, dal record di velocità di Francesco Agello agli aeropittori. Dunque un evento, una manifestazione che si terrà dal 25 di ottobre in poi, c'è tutto il materiale divulgativo e appunto come amministrazione comunale non possiamo che essere molto orgogliosi di questa manifestazione, molto orgogliosi di come molte realtà del nostro territorio si siano mosse e abbiano collaborato per dare vita a un evento che dicevamo è l'unico in Italia che celebra il record di Francesco Agello del 23 ottobre 1934, in cui Francesco Agello ottenne a bordo del Macchi MC72 record mondiale di velocità per idrovolante con motore a pistoni, raggiungendo in volo i 709,209 km/h. In seguito a questo avvenimento la stampa nazionale e internazionale gli attribuì l'appellativo di uomo più veloce del mondo. Allora noi celebriamo questa ricorrenza perché Francesco Agello nacque a Casal Pusterlengo e colgo l'occasione per ringraziare anche il comune di Casal Pusterlengo che parteciperà a celebrare con noi questa iniziativa, e lo faccio molto volentieri anche in quanto dipendente in aspettativa del comune di Casal Pusterlengo, quindi questa cosa mi fa piacere. E appunto lo celebriamo a Crema perché Francesco Agello sposò, e qui poi spieghiamo i presenti a questo tavolo, sposò una Manenti e quindi visse nella nostra città parecchio tempo, quindi diede lustro, anche se non nato appunto nel nostro territorio, alla nostra città. Io ho due compiti, quello di presentare chi è seduto a questo tavolo e di ringraziare, poi cederò la parola a loro. Sono seduti al nostro tavolo, alla mia destra, la signora Giulia Duse, che è stato uno dei motori dell'iniziativa, perché la famiglia Duse Manenti ha sostenuto questo progetto, si è appassionata al progetto finché ne ha sentito parlare, ha giustamente posto anche alcune condizioni, come era giusto si facesse, per una celebrazione che fosse il più possibile condivisa, cioè riuscisse in qualche modo a interpretare questa figura, rendere luce a questa figura che non appartiene a nessuno, appartiene a se stessa, appartiene alla sua famiglia. Quindi questo è lo spirito con il quale la signora Duse ha voluto promuovere e tutta la famiglia. Lei è qui e lo spiegherà poi, esatto, in rappresentanza della famiglia che ha voluto esserci, ha discusso di questa cosa, ha deciso di esserci. Sono presenti, oltre a Paola Vailati, che ringrazio sempre, che poi chiuderà con anche lei coi ringraziamenti, l'ingegnere Aldo Scotti, ingegnere aerospaziale. I titoli, cioè giusto per capire, Aldo Scotti è il pezzo forte, no? L'aereo, il volo, quindi ha studiato dal punto e messo a disposizione le sue competenze per arricchire questa celebrazione con tutta una serie di elementi peculiari della sua competenza e professionalità. E poi l'ingegner Scotti ha il compito di illustrarci in cosa consisterà tutta la rassegna. Io ho però anche il compito, appunto quando si fanno gli elenchi sembra così un po' di prosopopea, però davvero questa manifestazione nasce dalla disponibilità e dalla volontà di diverse realtà del territorio, diverse per tipo di impegno, diverse per storia, diverse per approccio culturale, però appunto queste realtà hanno deciso
che in nome di Francesco Agello, di quella memoria condivisa, volevano lavorare insieme su un progetto bello, decisamente ambizioso. E io vorrei ringraziarle tutte ed elencarle tutte, perché ho il timore appunto di non dimenticarne, o lo scrupolo di non volerne dimenticare nessuna. E sono il Centro Ricerca Alfredo Galmozzi, la Proloco di Crema, il gruppo L'Araldo Cremasco, Ricerche Storico-Ambientali di Crema, il Touring Club Italiano Sezione di Crema, l'Associazione Arma Aeronautica di Desenzano del Garda, il Timbrofilo Curioso di Crema, la Scuderia Piloti sul Serio di Crema, il Coro Monteverdi, il Circolo di Crema, Circolo Modellisti di Soresina, il Circolo delle Muse, il comune di Casal Pusterlengo che abbiamo citato prima, naturalmente la famiglia Duse con la signora Giulia che la rappresenta. A questo punto gli onori di casa mi paiono fatti, quindi direi che illustriamo, io direi di sì, e poi lasciamo la parola alla signora Giulia. Prima illustriamo complessivamente in cosa consisterà la rassegna. Grazie. Vado molto per veramente punti velocissimi. L'antefatto, come ha ricordato il signor Sindaco, il record è del 23 ottobre del 34, dove a Desenzano del Garda, dove aveva sede il reparto di alta velocità della Regia Aeronautica e dove esisteva il percorso sul quale Francesco Agello ottiene il record. Come avviene il record? Giornata come noi siamo abituati qui in Lombardia, lago piatto, aria ferma, leggera foschia, vanno in volo verso le 13 del pomeriggio per fare una ricognizione, si decide di andare. Sono circa 3 anni che si tenta di battere il muro dei 700 km all'ora con questo tipo di macchine. Si mette nel velivolo la pozione magica, cioè funziona con un tipo di miscela molto particolare a causa della tecnologia difficilissima di funzionamento del motore. Francesco Agello si siede in cabina, il velivolo viene lanciato in acqua. Perché lanciato? Perché i galleggianti, per ridurre la resistenza aerodinamica, sono idrodinamici, cioè il velivolo può soltanto galleggiare muovendosi. Va in volo, 4 tentativi di 4 passaggi, 4 record, diciamo 4 velocità battute abbondantemente al di sopra dei 700 km all'ora, ammara, perché non si può dire allaga, visto che siamo su, va bene, allagano da altre parti, ma non qua, ammara e svita il tettuccio, lo ribalta, si libera delle cinghie e corre a sedersi davanti vicino all'elica, ci sono delle bellissime fotografie. Perché? Perché se no l'aeroplano fa così, puff, si siede e si rovina. Quindi non è Francesco Agello che fa il cowboy, ma è un'esigenza tecnica di non danneggiare la macchina. A quel punto il record viene omologato. E perché abbiamo questo record? Perché nel 31 l'Italia, per tutta una serie di circostanze, ha perso la Coppa Schneider, grande competizione iniziata nel 1913 e vinta dall'Inghilterra, che nel 31 compete da solo contro se stessa e quindi si aggiudica la Coppa Schneider. Per celebrare tutte queste cose, perché sentiamo Agello come un cittadino vicino a noi, al di là della mia passione per il volo, abbiamo organizzato questa mostra, che però non volevamo ristretta semplicemente alla figura di Agello. Agello è il punto di partenza. Noi volevamo che la celebrazione di Agello avvenisse nel contesto generale dell'epoca. Ecco perché allora siamo andati alla ricerca di un concetto generale di velocità, dove Diego ci ha aiutato, il circolo dei piloti ci aiuta con delle bellissime automobili, la ricerca della velocità a terra, ma agganciandoci anche a quelli che sono i movimenti culturali dell'epoca, i futuristi, ed ecco che la nostra amica Eva Cotti-Zelati ci coprirà questa parte. Abbiamo insistito molto sul fatto che l'iniziativa è istituzionale. Agello appartiene alla città, appartiene alla storia dell'aeronautica, quindi questo è fondamentale. Accanto alla mostra, non voglio andare nei dettagli perché
deve essere anche un pochettino una sorpresa, c'è tutta una serie di iniziative. Per tradizione col Centro Galmozzi noi crediamo in diciamo, avvicinare le scuole, quindi ci sarà tutta una serie di iniziative rivolte verso le scuole. C'è il concerto del coro Monteverdi e c'è una cerimonia con una deposizione, perché ci sembra molto giusto, la deposizione alla tomba di Agello, che è nel nostro cimitero, nella tomba di famiglia, se non sbaglio, di una corona di fiori. Quindi tutte queste cose avverranno nell'arco di tempo tra il 25 di ottobre e il 2 di novembre. Adesso un paio di curiosità. A Crema c'era un aeroclub in quegli anni e c'era anche un aeroporto dove Francesco Agello atterrava, era i Sabbioni. Sapete là dove c'è quel presepe? Bene, l'aeroporto di Crema era lì così, tanti anni fa naturalmente. E poi una cosa molto curiosa che abbiamo scoperto, perché andando, non so io le donne cremasche che cosa abbiano di speciale, ma Francesco Agello sposa una cremasca. De Briganti vince la Coppa Schneider nel 21, se non sbaglio, a Venezia. La famiglia De Briganti, per tutta una serie di circostanze, sono cittadini cremaschi, i nipoti. Un'altra cosa ancora più bella, il sistema di treccaggio, di puntamento che è stato utilizzato per omologare il record, è stato fatto dal sergente maggiore Cipitelli. Il sergente maggiore Cipitelli ha sposato una cremasca, esatto. La signora Emma Zappelli. Ecco, è vero, scusate queste cose. Emma Erfini. Perfetto. Quindi queste strane connessioni, certo, tra Crema, cioè Crema e tutti sti aviatori. Andando a fondo anche nel discorso dei futuristi, abbiamo scoperto che qui vicino a noi ci sono degli eminenti rappresentanti del futurismo italiano, Morandi di Ticengo, poi c'è Marius di Pandino. Il giorno 18 a Pandino si inaugura una mostra al castello su Marius, che è uno dei grandi, e poi un Bonomi di Trigolo. Quindi anche queste sono occasioni per legare il territorio a questi grossi personaggi storici. Noi abbiamo preparato poi un programma che è a disposizione di tutti, e ciliegia sulla questi amici di Lodi che ci hanno portato questo bellissimo fumetto. L'hanno fatto in modo spontaneo, sono venuti da noi e ci hanno detto possiamo associarci alla vostra iniziativa. Secondo noi questo diventa un bellissimo esempio di come la collaborazione e la fantasia possono, diciamo, aiutare a ricordare Francesco Agello. Signor Scotti, che è quello che ha dato tanto entusiasmo, tanta carica, unitamente a tante altre persone, ha voluto festeggiare questo avvenimento. E io in questo caso voglio ringraziare soprattutto il sindaco, l'amministrazione comunale e tutte le associazioni aderenti che già sono state elencate. Però mi piace anche ricordare che ci sono degli sponsor che hanno aderito a questa iniziativa. Quindi abbiamo ICAS, Gran Rondò Centro Commerciale, il Rotary Club di Crema, la Banca Popolare per il Territorio, Yamaha, Motorcycles, non so se si pronuncia così, Gazzoni, la Lumson e naturalmente la famiglia, che ci siamo chiamate Polenghi, perché dire i cognomi delle altre, una è Bolla, l'altro Pezzi e io sono Duse, diventava un po' una complicazione. Noi siamo felici di questa iniziativa, ringrazio anche quelli che hanno lavorato molto nell'ombra, che mi ha detto il signor Scotti, tanti ragazzi. Spero che la cosa abbia un seguito felice e quindi ringrazio tutti, e soprattutto la parte che ha dato l'impulso e che ci ha veramente convinti, è stato il sindaco con tutta la sua amministrazione. Quello che inizierà il 25 di ottobre sarà un momento davvero molto sentito dalla città di Crema. Io ho avuto il piacere di lavorare con chi si è occupato dell'organizzazione di questo,
di questa giornata, o meglio periodo di ricordo, e credo che sia un ottimo modo per fare storia, per dare lustro a un personaggio, alla nostra città e ai suoi bellissimi spazi. Quindi grazie infinite a tutti per aver collaborato, e ci vedremo sicuramente il 25 ottobre per l'inaugurazione. Grazie.